Trovandomi di passaggio qui a Messina, la splendida Messina, non potevo non incontrare un grande pilastro della poesia a cui do il benvenuto, l'amico Salvatore Gazzara. Ci siamo visti a Chiusa Sclafani e ti do il benvenuto, anche se tu sei messinese, io sono un ospite. Benvenuto, Salvatore. Grazie Francesco, il benvenuto in effetti lo dovrei dare io a te perché sei nella mia città, quindi anche se di passaggio in questo momento io ti ringrazio per avermi invitato. Messina nel cuore, come citato qua dietro alle nostre spalle, I love you Messina, nella splendida, siamo vicino fra l'altro al municipio di Messina. Io mi sento molto emozionato a incontrarti perché tu sai la stima che provo nei tuoi confronti è immensa. E ripeto, ci siamo incontrati qualche mese fa a Chiusa Sclafani, avevi vinto a Chiusa Sclafani ed oggi ti ritrovo qua ancora recidivo diciamo, nel ricevere altri riconoscimenti, un nuovo riconoscimento, un primo posto molto importante. Sei tu e naturalmente lui, l'amico Salvatore Gazzara, che ci parlerà di questo premio, di questo riconoscimento assegnato ad una sua lirica. Sì, il premio in oggetto è il premio dedicato a Jack Kerouac e è stato organizzato a Murano dal professore Mario De Rosa, anche lui diciamo componente poeta, nonché componente di varie giurie. E in questa sede sono stato gratificato con il primo posto. Bravo. Va bene, la premiazione è avvenuta il 6 di novembre scorso, va bene, e è stata premiata una mia poesia in dialetto diciamo siciliano, sempre Sì. il dialetto messinese, diciamo, utilizzando il lessico Di di Camilleri, Salvatore perché tu Camilleri, precisi del filologo sempre. Salvatore Camilleri. Camilleri, e porta come titolo. Il titolo è Da Seggia. E allora ascoltiamo la poesia Da Seggia. Urria, canciare la tua seggia di paglia, chidda un stava settata, una seggia reale, rivestuta di velluto russo. Urria, scutare i tuoi palori, chi di che ti dà un affanno e sofferenza per sentire te campare a ca, con mia. Ricordo quando per la casa tornavo, passando per dare una duzza scritta, e tu, facciata in tal fenasceddu, guardando mi facevano un risateddu. C'ha senno in tal fronte da vasau, e con questo nuova forza te donavo, facendo da passare da stanchizza, cresciuta dopo li servizi. Ora, quando per la casa torno, lo fanascello ciò chiuso e lo mio cuore si piglia di pena, pensando al rubreo che mi davi. Da seggia da paglia, che volevo fare a diventare un ciono reale, restavo misa in una cantonera, fredda come fosse di pece. Bellissima questa poesia, caro Salvatore, ti faccio sempre i miei complimenti, tu sai benissimo che fra l'altro io ti seguo su Facebook, amo moltissimo le tue liriche. Allora, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Altri premi in vista? Altri premi in vista, noi adesso abbiamo una premiazione che si svolgerà diciamo, in provincia di Napoli, a Roccanaiola, Sì. e è stata organizzata dal poliedrico artista Thomas Mugnano, anche lui attore, cabarettista, e diciamo siamo stati gratificati e credo che anche tu sarai In finale. presente in quel contesto, Sì. praticamente non sappiamo le posizioni, ma siamo finalisti assieme a diversi altri colleghi poeti. Tantissimi i riconoscimenti che hai ricevuto in quest'ultimo anno. Salvatore, a chi dici grazie? Dico grazie intanto a me stesso che ho la volontà e la forza di misurarmi, di mettermi in gioco, perché sì, è vero, ci sono le gratificazioni e queste mi fanno onore e piacere perché ti riconoscono che stai lavorando bene, però nello stesso tempo hai modo di poterti misurare anche con altre persone e così metterti in gioco ed è una sprone praticamente che hai sempre per il futuro. E allora, viva la cultura e soprattutto viva la Viva la poesia innanzitutto e la cultura di cui dobbiamo andare fieri e portare in alto, diciamo, il vessillo, nel senso letterale della parola.